Pace a te, pure stasera siamo qui insieme per quello che noi chiamiamo la scuola domenicale. Sono delle storie nella Bibbia di altri tempi che a loro volta hanno incontrato delle difficoltà, delle avversità. E noi che siamo dopo queste storie possiamo vedere con chiarezza come il Signore guida coloro che lo seguono. È molto importante questo, perché mentre noi viviamo la nostra storia non sappiamo domani, mentre quelle storie già fatte ci aiutano a vedere anche quando le persone inconsciamente non sapevano cosa stava succedendo, troviamo al di sopra che Dio ha il controllo sulle circostanze, sulle persone, sui fatti che stanno davanti a noi, e le avversità degli altri ci aiutano a vedere poi come molte volte risolvere i nostri, perché se restiamo fedeli al Signore, se abbiamo quella comunione continua che cerchiamo di vivere secondo i suoi principi, alla fine tutte le cose cooperano al bene per coloro che amano Dio. La storia che stasera continuiamo a leggere in questa lezione è sempre la storia di Giuseppe, che si trova in Genesi 39, capitolo 39, dal verso 1 al capitolo 40, al verso 23. Il verso chiave dice: e il Signore fu con Giuseppe e gli mostrò il suo favore. Questo si trova in Genesi 39, 21. Prendi nota di queste cose, che poi arriva il momento che ti possono essere utili, ti passano per la mente e li vai a cercare nella Bibbia, perché quando cerchi un verso nella Bibbia vai a leggere anche nel contesto e molte volte ti rivedi in alcune storie. Come dico sempre, non ti ritrovi nello stesso posto geografico, ma ti trovi nelle stesse condizioni con delle difficoltà che devi superare, cioè ti dà una linea guida come affrontare le avversità. La verità centrale di questa lezione dice: chi confida in Dio non si lascia abbattere dalle difficoltà e non perde la capacità di essere di aiuto al prossimo. In parole diverse, non si scoraggia, non butta tutto per aria, dice non va niente bene, si ferma lì. Persevera per sé, senza perdere l'equilibrio di essere di aiuto a quelli che camminano insieme. Questa lezione si divide sempre in tre parti, che la prima parte dice: Giuseppe in prigione, la prosperità iniziale; B, il pericolo della seduzione; C, il frutto della fedeltà. Nella seconda parte Giuseppe interpreta i sogni, la ricerca di un interprete, l'interpretazione celeste. La terza parte della lezione dice: Giuseppe chiede di essere ricordato. A, la preghiera di Giuseppe; B, l'adempimento dei sogni, perché li aveva ricevuti prima e non li poteva dimenticare, perché quelle cose che vengono dal Signore ti voglio ricordare che tu non li dimentichi facilmente; C, la dimenticanza del coppiere. Altri si dimenticano, ma le promesse di Dio, i sogni che Dio ha piantato nel cuore tuo e mio, non li può sradicare nessuno, perché Dio scrive in un modo speciale nelle nostre coscienze. Bene, guardiamo insieme questa lezione. Come affrontare le avversità? Giuseppe fu condotto nella capitale dell'Egitto e venne venduto a Potifar. Genesi 37, verso 36 e 39 verso 1, ufficiale di Faraone e capitano delle guardie.
L'avversario delle anime nostre può privarci dei nostri beni materiali, della salute, finanche della nostra libertà, ma non può toglierci la fede, la grazia e la pace che derivano dalla nostra comunione con Dio. Le circostanze avverse e le più svariate vicissitudini esistenziali possono dare l'assalto alla nostra anima. I nostri amici possono tradirci e i genitori abbandonarci, ma nulla e nessuno potrà mai separarci dall'amore di Dio in Cristo Gesù. Questo è un verso che si trova in Romani capitolo 8, dal verso 35 al verso 39. Niente potrà privarci della presenza del Signore. Giovanni 10, verso 28 a 30 e secondo Timoteo 1, 12. Le cose possono concorrere in modo assolutamente negativo per mettere alla prova la nostra fedeltà a Dio e alla sua parola, ma nessun'arma, per quanto efficace, potrà riuscire a sconfiggere il credente e la Chiesa fedeli a Dio. Isaia 57, 17 e Matteo 16, verso 8. Giuseppe fu benedetto e benedetto grandemente perfino nella casa dove fu schiavo. La presenza di Dio in noi ci fa prosperare in tutto ciò che facciamo. I figli di Dio sono di benedizione dove vivono, dove studiano o lavorano, perché Dio è con loro e si distingueranno sempre per la loro integrità e umiltà. La prosperità del malvagio è sempre effimera e volatile, Salmo 73, ma in un modo o in un altro può essere benedetta grazie alla buona testimonianza di credenti fedeli, come quella di Potifar, per la benefica influenza esercitata da Giuseppe. Salmo 1,3. Andiamo avanti con la prima parte, che dice: Giuseppe in prigione. Genesi 39, dal verso 1 al verso 23. In Genesi 38,1 si legge che Giuda si separò dai suoi fratelli, scelse deliberatamente di vivere lontano dalla famiglia e dalla presenza del Signore. Per questo tutto il male che derivò da questa decisione sbagliata e il peccato commesso con Tamar non hanno scuse. In Genesi 39,1 invece si legge che Giuseppe fu portato in Egitto, vittima delle circostanze. Dio però rimase con lui e il giovane continuò ad avere fede e a svolgere le sue mansioni di schiavo come per il Signore. L'evidente risultato della sua totale dedizione al Signore furono la prosperità e il successo in tutto ciò che faceva. La prosperità iniziale. Quando si parla di prosperità, bisogna essere predisposti, perché per avere la prosperità devi avere un cuore che semina. Non si può avere prosperità e buon raccolto se non si semina abbondantemente. Bisogna sapere, avere un cuore che non deve essere legato dalle cose o da sentimenti maliziosi e cattivi. Deve essere un cuore semplice, predisposto a seminare il bene in tutte le direzioni. Le logiche sono quelle: noi per raccogliere dobbiamo seminare, e quel che seminiamo quello raccogliamo. Non è che seminiamo fave e raccogliamo fagioli. Quello che seminiamo quello raccogliamo. Non è che dobbiamo seminare sempre grandi investimenti finanziari, ma quando seminiamo amore, comprensione per gli altri e così via, noi avremo di ritorno esattamente quello che seminiamo. La prosperità iniziale, Genesi 39, dal verso 1 al verso 6. Guardiamola insieme.
Non importa dove ci troviamo o cosa stiamo affrontando, ciò che conta è sapere che il Signore è con noi. Questo non era soltanto una realtà per Giuseppe, ma una constatazione fatta anche dal suo padrone. Se confrontiamo anche 1 Samuele 3:19 e 18, Samuele 18, capitolo 18, verso 14, e Giosuè 1 da 5 a 9. Ben presto Potifar gli manifestò apertamente il suo favore, facendolo suo servitore personale e in seguito promuovendolo maggiordomo della casa, affidando così alla sua cura tutto ciò che possedeva. Se Giuseppe fosse rimasto nella casa paterna, coccolato e favorito dal padre, non avrebbe potuto mai acquisire la preparazione necessaria per il ruolo che Dio aveva in serbo per lui. Del resto, anche Potifar beneficiò della sua presenza e, per amor di Giuseppe, la benedizione di Dio scese su tutta la sua casa e la sua proprietà. Se confrontiamo Proverbi 27:18, 1 Pietro 2:18, Colossesi 3:22-25 e Tito 2 da 9 a 10. Sentirsi benedetti è la cosa più speciale che esiste. Ti posso dire che io mi sento una persona benedetta, perché dovunque mi muovo vedo la benedizione di Dio. Mi trasporto dietro la benedizione. So di essere benedetto dal Signore, anche quando ho conosciuto il Signore che dovevo fare l'autostop per spostarmi da una parte all'altra perché molte volte non avevo le possibilità, ma anche in quelle occasioni per me era un piacere poter parlare del Signore all'autista che mi dava un passaggio. Sempre col Signore è così. B. Il pericolo della seduzione. Questo è un pericolo che è sempre davanti a noi. E vi dirò di più, io quando il Signore mi ha chiamato a servirlo, che mi sono spostato, ho passato un momento particolare che era proprio uguale a quello di Giuseppe con la moglie di Potifar, ma Dio mi ha liberato e sia benedetto il Signore. Genesi 39 da 7 a 20. Con il trascorrere del tempo, l'avvenenza del giovane Giuseppe attrasse l'attenzione della moglie di Potifar, che giorno dopo giorno tentava di sedurlo. I suoi occhi non si staccavano mai dal giovane, aveva puntato la sua preda. Secondo Pietro 2:14 e 1 Giovanni 2:16. Il libro dei Proverbi è fitto di avvertimenti nel merito, prendiamone buona nota. Proverbi 5, Proverbi 6 da 20 a 35 e 35:7. Noi dobbiamo proprio evitare, dobbiamo fuggire il male, non ci dobbiamo lasciare attrarre, perché la seduzione poi persevera. Non entrare in siti pornografici e così via, perché man mano ti attirano, ti trasportano e ti fanno prigionieri. Evitali, non ci entrare proprio, come se lì c'è qualcosa che la devi evitare, perché vivi una vita più tranquilla, perché avrai meno disturbi e meno difficoltà. Viviamo in una società pornificata e abbiamo bisogno di vigilare affinché non siamo anche noi trascinati dalla condotta degli scellerati. Secondo Pietro 2:7, 3:17 e 18. Giuseppe però oppose sempre un netto rifiuto alle sue proposte, anche se avrebbe potuto approfittare, poiché quella donna era la sua padrona. Uno schiavo non aveva alcun diritto a quel tempo e la legge non considerava adulterio il rapporto con un servo, perché questi era semplicemente di proprietà, padrone, e quindi
a sua completa disposizione. In parole diverse, avrebbe potuto anche acconsentire, perché in realtà era al suo servizio, e anche commettere adulterio era un servizio che stava facendo alla sua padrona. Ma invece no, Dio diceva non commettere adulterio. Quello è importante da sapere. Non dobbiamo girare le cose a nostro proprio uso e costume. Dobbiamo vigilare di quel che dice il Signore riguardo a certe cose. La bellezza esteriore causa spesso problemi, sia a se stessi sia agli altri. Richiede costante premura contro la tentazione che può suscitare. Abbiamo bisogno di fare un patto con i nostri occhi affinché non infettino il cuore. Giobbe 3:1. Quando la lussuria prende il sopravvento, la decenza, la reputazione e la coscienza sono tutte sacrificate sul suo altare. Satana, quando capì di non farcela sopraffare Giuseppe con le difficoltà e le preoccupazioni del mondo, l'assalì con quei piaceri che l'avrebbero potuto maggiormente rovinare. Ma Giuseppe, per grazia di Dio, fu capace di resistere e di superare quella tentazione, e la sua fuga fu un grande esempio di forza. Secondo Timoteo 2:22. Ma Giuseppe non cedette alle lusinghe della sua padrona. Temeva il Signore, ubbidiva la sua parola e rispettava il suo padrone che gli aveva accordato fiducia. 1 Corinzi 4:2. E anche troviamo questi insegnamenti in Proverbi 6:32. Prendi nota, perché questi ti aiutano poi a sviluppare nel contesto del tuo cammino alcuni principi che ti aiutano a non cadere nella trappola nemica. Ed Ebrei 13:4. Il suo rapporto personale con Dio fu la chiave della vittoria sulla tentazione e sulla prova che ne sarebbe scaturita. La moglie di Potifar insidiava Giuseppe continuamente. Al suo ennesimo deciso rifiuto, il desiderio si trasformò in odio, tanto da volersi vendicare, accusandolo falsamente di averla aggredita. Quando Potifar seppe delle accuse, si adirò, ma anziché farlo uccidere come ci si sarebbe potuto aspettare, lo fece rinchiudere nel carcere riservato ai prigionieri del re, cioè a persone di elevata posizione sociale o politica che avevano in qualche modo offeso il sovrano. Ciò che accade a Giuseppe è figura di cosa avviene a chi soffre per amore di giustizia, come dice in 1 Pietro 3:14. Le scritture affermano che chi vuole vivere piamente affronterà delle sofferenze, secondo Timoteo 3:12. Perfino Gesù, che non ha conosciuto peccato e che non poteva essere accusato di nulla, dovette soffrire come aveva ripetutamente anticipato ai suoi discepoli. Matteo 16:2. La vita dei più fedeli tra i servitori del Signore è spesso caratterizzata dalle sofferenze. Elia dovette fuggire dall'ira di Jezebel e di Acab, sia durante la grave siccità, sia dopo l'esecuzione dei profeti di Baal. Geremia fu gettato in prigione e poi in una cisterna piena di fango, Geremia 38:6, per aver proclamato fedeltà la parola di Dio, fedelmente la parola di Dio. Anania, Misael e Azaria, amici di Daniele, furono gettati nella fornace ardente per essersi rifiutati di adorare l'idolo fatto erigere dal re pagano.
Daniele fu gettato nella fossa dei leoni perché pregava il suo Dio. Paolo, nel momento della conversione, comprese che avrebbe dovuto passare attraverso molte sofferenze per amore del Signore, e glielo testimonia in Atti 9, 16. Più tardi, nel pieno del suo ministero, ne avrebbe elencate alcune, in 2 Corinzi 11, dal verso 24 al verso 29. In molti casi Dio libera i suoi dalla morte, ma in altri li libera mediante la morte, Atti 7, 60. Egli può liberarci dalla fornace, altre volte con noi nella fornace. Soffrire per la causa della giustizia è una scelta personale. Ebrei 11, 24 e 25. Ma garantisce la sicurezza di regnare con Cristo, secondo Timoteo 2, 12. Pare che Pottifar, conoscendo bene sua moglie, sia Giuseppe, si rendesse conto di ciò che era veramente accaduto. Non sembra, infatti, che la sua ira sia stata diretta verso la persona di Giuseppe. Si ha invece l'impressione che egli fosse piuttosto dispiaciuto per la perdita del migliore amministratore che avrebbe mai avuto. Il risultato della fedeltà. Questo si trova in Genesi 39, dal verso 21 al verso 23. La fine del verso 20 precisa: egli era dunque là in quella prigione. Il verso 21 inizia con le parole: e il Signore fu con Giuseppe. È un elemento distintivo e costante. Dio non abbandona mai i suoi fedeli, soprattutto nei momenti più difficili. Se stai attraversando qualche prova, prenditi questa parte. Dio non molla, Dio prende cura di te. E questo lo puoi trovare in Isaia, capitolo 41, verso 10. Se stai attraversando un momento particolare, segnati questi versi, li vai a cercare, ti danno una nuova forza, perché il Signore attraverso la sua parola ti conferma la sua fedeltà e ti fa comprendere che egli ha tutto sotto controllo. Verso capitolo 43 di Isaia, anche il verso 2 ne parla. Dopo aver raggiunto una posizione di responsabilità e di relativo onore quale amministratore di Potifar, ora Giuseppe si trovava nella condizione umiliante del carcerato. Era impensabile conciliare questa situazione con i sogni del passato, nei quali si anticipava per lui un futuro di prestigio e di comando. Giuseppe, però, accettò le circostanze senza mormorare e senza ribellarsi, continuando a sperare nel suo Dio. Salmo 37,5. Non accusò la moglie del suo padrone, né tentò di giustificarsi, né di difendersi, rappresentando veramente un esempio di persona capace di soffrire. Noi diremmo oggi, come mi diceva un mio consulente commercialista, Cataldo, io ne ho conosciuti di persone che sanno incassare, però tu hai le spalle larghe. Dobbiamo molte volte soffrire quando abbiamo confidenza nel Signore, perché poi sarà Lui che porterà a destinazione le cose. Giuseppe si mantenne fedele a Dio e conquistò la simpatia e il rispetto del capo della prigione. Vedete, lascia una fiducia nella casa di Potifar, trova fiducia dove si sposta. Coloro che amano il Signore si distinguono. Benedetto sia il Signore. Benedetto sei. Non passò molto tempo che questi gli affidò la sorveglianza dei prigionieri,
ponendolo di nuovo in una posizione di responsabilità. Ma guardate, guardiamo insieme. Questa responsabilità gli fu utile dopo perché era più preparato per fare quello che doveva fare. Giuseppe avrebbe potuto arrendersi al suo triste destino e lasciarsi definitivamente andare, ma la consapevolezza della presenza di Dio lo fortificò, cioè si muoveva sempre in un modo virtuoso. Secondo, Giuseppe interpreta i sogni. Genesi 40, dal verso 1 al verso 13. Guardiamo insieme. Un altro avvenimento contribuì a mutare il corso degli eventi della vita di Giuseppe. Il capo dei coppieri e il panettiere del faraone furono rinchiusi per aver offeso il loro padrone. Il capo delle guardie, sapendo che questi due uomini avrebbero potuto ritornare al loro posto, desiderava che fossero trattati bene. Il coppiere, tra l'altro, era stato anche un consigliere influente del faraone. Così Potifar affidò personalmente a Giuseppe i due uomini, dimostrando ancora una volta fiducia nell'uomo di Dio. La ricerca di un interprete, Genesi 40, dal verso 1 al verso 8. Questa fu un'altra prova per Giuseppe, il quale, senza lamentarsi o recriminare, si prese cura di questi due uomini con dedizione e lealtà. In prigione e quindi nella sofferenza, il giovane scelse di mantenere un atteggiamento sereno e fiducioso. Proverbi 16, 14. Se non avesse mantenuto quella condotta, non gli sarebbe stata affidata una posizione di responsabilità e non avrebbe avuto l'autorevolezza necessaria per ricevere le confidenze del coppiere e del panettiere. Vedete, nella Bibbia ci sono tanti personaggi, però se noi guardiamo le caratteristiche di alcuni personaggi, queste persone erano già delle persone preparate per servire Dio, delle persone che erano predisposte. Mi ha sempre sorpreso, per esempio, l'attitudine di Rebecca. È vero che dietro c'era una richiesta fatta dal servo di Abramo, ma è vero pure che questa ragazza aveva una predisposizione al servizio fantastica, perché la parola del Signore ci dice che si mise a tirare l'acqua per i cammelli. Ogni cammello beve 2 o 3 quintali di acqua. Immaginate che si mette all'opera per abbeverare i cammelli. Forse noi avremmo detto: c'è il secchio, tiratela tu. Invece questa predisposizione di servire ad uno sconosciuto, però dietro c'era un grande progetto divino. Dice l'Epistola agli Ebrei che molte volte noi, attraverso la partecipazione, attraverso l'ospitalità, è facile che ospitiamo angeli. Angeli non sono sempre quelli che pensiamo noi, che arrivano con le ali. Angelo vuol dire messaggero di Dio, tanto vero che quando nell'Apocalisse scrive al pastore della chiesa, lo chiama di all'angelo della chiesa di. L'angelo non era un angelo, era il pastore che faceva da messaggero per la chiesa. I pastori possono essere degli angeli, nel senso che portano dei messaggi da parte del Signore. E beati chi li ascolta quando vengono da parte del Signore. Bene, guardiamo insieme. Genesi 40, da 1 a 8. Questa fu un'altra prova per Giuseppe, il quale, senza lamentarsi, abbiamo detto, o recriminare, si prese cura di questi due uomini con dedizione e lealtà. In prigione e quindi nella sofferenza, il giovane scelse di mantenere un atteggiamento sereno e fiducioso. Proverbi 16, 14. Se non avesse mantenuto quella condotta,
non gli sarebbe stata affidata una posizione di responsabilità e non avrebbe avuto l'autorevolezza necessaria per ricevere le confidenze del coppiere e del panettiere, perché comunque erano delle persone che servivano il re, avevano una posizione, una cultura. Il Signore usò questa occasione per aprire a Giuseppe le porte del palazzo di Faraone. Non era facile che un detenuto poteva dire vado nella presenza del re, molto difficile. Approfondiamo un poco questo argomento. Se Giuseppe avesse mostrato uno spirito sfiduciato o irrequieto, difficilmente avrebbe compreso la volontà di Dio. Lo possiamo guardare in Secondo Re capitolo 3 dal verso 10 al verso 15. Il risentimento e la rassegnazione possono mettere nel nostro cuore delle radici cattive in grado di infettare gli altri. E lo possiamo vedere in Ebrei 12, 15. E possono spingerci o alla collera o allo sdegno. La collera è una reazione negativa e distruttiva che conduce alla crudeltà. Dobbiamo vigilare su questo. Genesi 49, 7, Proverbi 27, 3 e 4. Può portare a parole offensive. Efesini 4, 31. Può portare a contese, Proverbi 21, 19 e 29, verso 22, e capitolo 30, verso 33 dei Proverbi. Lo sdegno, invece, conduce ad atti costruttivi. Lo sdegno, invece, di Gesù verso i suoi accusatori lo spinse a guarire l'uomo dalla mano secca. Marco 3, 5. Mosè si indignò per il vitello d'oro, ma ricondusse Israele a Dio. Esodo 32, 19. Neemia si adirò per la cupidigia del popolo e lo guidò a importanti riforme. Neemia 5, 6. Vedete? Queste caratteristiche li possiamo usare a fin di bene, come dice la parola del Signore, che la gelosia è una cattiva, è un'erba cattiva, ma c'è un'altra parte che dice santa gelosia. Ciò vuol dire di essere gelosi, di migliorare. Se uno cerca lo Spirito Santo e andiamo in gelosia, ci consacriamo di più pure noi perché lo vogliamo. Possa lo Spirito Santo riempirci di santa gelosia. Un mattino Giuseppe trovò due prigionieri abbattuti e preoccupati. Il suo interesse per loro li incoraggiò e a rivelargli che entrambi avevano fatto dei sogni in cui c'era sicuramente un significato. Purtroppo non conoscevano nessuno in grado di interpretarli. Questa loro risposta dovette riportare alla mente di Giuseppe i suoi sogni di un tempo. La sua fede non tentennò, anzi rispose immediatamente affermando che soltanto Dio poteva dare loro una spiegazione. L'interpretazione celeste, Genesi 40, dal verso 9 al verso 13. Vedete, l'opera di Dio la comincia pian piano. Poi man mano si allarga, si forma. Nel sogno del coppiere, tre tralci di una vite crescevano rapidamente, mentre lui spremeva dell'uva nella coppa del faraone e gliela porgeva. Il Signore non deluse la fiducia di Giuseppe. Non sappiamo se si ritirò in disparte per cercarlo in preghiera, oppure se Dio gli diede la risposta in quello stesso momento. Il messaggio del sogno però era chiaro. Tre tralci indicavano tre giorni entro i quali il coppiere sarebbe stato ristabilito nel suo ufficio. La terza parte dice, Giuseppe chiede di essere ricordato. Come dire, adesso che tu andrai, Dio ti ha dato questa visione,
ricordati di me che sono qui. Genesi 40 dal verso 14 al verso 23. Giuseppe era talmente sicuro che il sogno del coppiere si sarebbe avverato che gli chiese di ricordarsi di lui e della sua situazione. Stupisce come questo giovane, che nonostante le numerose dimostrazioni dell'ingratitudine e della malvagità degli uomini, continuasse a mantenere un'attitudine di fiducia. Potrebbe sembrare ingenuo, ma rivela che nel dolore non si lasciò vincere dall'amarezza. Romani capitolo 12, verso 21. La preghiera di Giuseppe. Ricordiamoci che la preghiera è importante. Noi dobbiamo avere comunione con Dio. La preghiera serve per avere comunione con Dio. Genesi 40 dal verso 14 al verso 15. Giuseppe inoltre non aveva ancora rinunciato alla speranza di essere liberato. Nonostante tutte le avversità, continuava a credere che Dio avesse tutto sotto controllo e che poteva non soltanto ristabilire il coppiere del faraone, ma fare anche qualcosa per lui. Anche i suoi sogni sarebbero diventati realtà. E chissà che il Signore non aveva premesso che il coppiere finisse in prigione proprio per rendere possibile la sua liberazione. Non smettiamo mai di stupirci di quegli interventi della provvidenza divina che noi siamo abituati a chiamare coincidenze, che nella Bibbia ci sono, e ne troviamo uno in Esodo capitolo 2 verso 5 e in Rut capitolo 2 verso 3 e in Ester capitolo 4 verso 14, delle persone che si sono trovate in circostanze quasi che potevamo dire coincidenze, ma non erano coincidenze perché dietro c'è un progetto divino. L'adempimento dei sogni. Genesi 40 dal verso 16 al verso 22. Quando il panettiere di Faraone ascoltò l'interpretazione del sogno del coppiere, raccontò il proprio. Aveva sognato di portare in capo tre panieri colmi di pane e di altre vivande cotte al forno, ma degli uccelli mangiavano tutti quei cibi che aveva preparato. Questa volta, purtroppo, l'interpretazione non era favorevole. Il panettiere sarebbe stato messo a morte entro tre giorni. Avrebbe subito la decapitazione e il suo corpo sarebbe stato appeso ad un albero come esempio di ciò che accade a chi offende il faraone. I sogni si adempirono esattamente secondo l'interpretazione data. Tre giorni dopo, in occasione dei festeggiamenti per il suo compleanno, il faraone diede un banchetto e fece comparire dinanzi a sé sia il coppiere sia il panettiere e decise sulla loro sorte, proprio come Giuseppe aveva previsto. La dimenticanza del coppiere. Genesi 40, verso 23. Un altro periodo in prigione attendeva Giuseppe. Il coppiere del faraone, non sappiamo se perché assorbito dai doveri dell'incarico o preoccupato di prendere le parti di un condannato, si dimenticò di lui e non ne parlò al faraone. È terribile riporre delle speranze in qualcuno e poi essere delusi. Questa prova avrebbe potuto avere conseguenze ben più devastanti delle precedenti, ma anche questa avrebbe avuto lo scopo di preparare Giuseppe per il futuro. Riflettiamo un attimo su questa posizione insieme. La fede ci fa credere che, come i passi dell'onesto sono guidati dal Signore, Salmo 37, 23 lo dice, così anche quelli che possono sembrare fastidiosi contrattempi dipendono da Lui. La richiesta di Giuseppe al coppiere
perché lo ricordasse e parlasse di lui al faraone, fa capire quanto fosse dolorosa l'esperienza della prigione e il suo desiderio di uscirne. Nel frattempo, però, Dio stava preparando per lui un compito molto più grande. I ritardi, i contrattempi e le limitazioni sono le cose che minacciano la nostra fiducia nella provvidenza di Dio. Il ritardo di Mosè sulla montagna fu una prova per la fede di Israele. Sappiamo che il popolo venne meno, Esodo 32. L'attesa del ritorno del Signore è una prova per la nostra fede e la nostra speranza, Matteo 24, 27 e Luca capitolo 12, dal verso 35 al verso 40. Saremo pronti quando Egli tornerà? Cioè, questo ritardo che ci permette di prepararci, ci stiamo preparando? O girovaghiamo o sonnecchiamo? Qui c'è un punto che riguarda proprio noi in questa circostanza. Bene, in un modo o nell'altro le avversità arriveranno per ciascuno di noi, come per Giuseppe. È in tali circostanze che dobbiamo ricordarci delle parole del Signore, che dice che cosa? Non temere, piccolo gregge, perché al Padre vostro è piaciuto di darvi il regno. Luca 12, 32. Possiamo guardare con gli occhi della fede quel giorno in cui inizieremo a regnare con il Signore per servirlo e adorarlo per l'eternità. Apocalisse 3, 21. Giuseppe non poteva rendersene conto, ma Dio stava operando in suo favore. Eppure, se osserviamo la fede ben ferma con cui affrontò le avversità, possiamo considerare che era già dalla parte vincente. Guardiamo queste considerazioni finali della lezione. Invidiato, odiato e venduto come schiavo dai fratelli, accusato falsamente e gettato in prigione per la sua integrità, dimenticato da un compagno di sventura verso il quale era stato gentile, umanamente Giuseppe aveva ogni ragione per lasciarsi andare e ribellarsi a Dio, ma il suo comportamento e la sua fedeltà offrono un luminoso esempio di come si può reagire nelle avversità quando si è sorretti da una fede viva. Probabilmente, ricordò spesso a se stesso, la promessa del Signore, rivelatagli nei sogni, restando sempre fedele e degno di fiducia, consapevole della presenza di Dio. Questo lo possiamo leggere in Genesi 39, verso 2, e in Atti, capitolo 7, verso 9. Il disegno del Signore per la nostra vita forse non sarà grande come quello di Giuseppe, ma senz'altro uno scopo ben preciso. Nel racconto biblico non si accenna mai a qualche lamento di Giuseppe né a qualche tentativo di autocommiserazione. Soltanto un vero credente sa sopportare, continuare a resistere e rimanere allo stesso tempo docile nelle mani di Dio per compiere il suo piano. Gloria al Signore. Ci sono delle domande riepilogative che ci aiutano a una piccola riflessione. Quale deve essere l'atteggiamento dinanzi alla prosperità o prosperità o non? Noi dobbiamo continuare il nostro rapporto e la nostra fedeltà a Dio in ogni modo. Come deve reagire un credente dinanzi a delle false accuse? Dobbiamo mettere la nostra confidenza nel Signore, perché il Signore arriva, perché il Signore, che è giusto giudice, giudica il nostro comportamento. Se siamo dalla parte della ragione davanti a Lui,
egli ci fa ragione. Se invece siamo dalla parte che istighiamo o nella parte sbagliata, egli ci fa giustizia. Dobbiamo vigilare. Come si possono vincere le tentazioni? Evitandole. Fuggi dal male e applicati al bene. Quale deve essere la posizione del credente davanti alle prove? Non perdere mai la confidenza nel Signore e rimemorizzare le promesse del Signore, perché sono quelle che ci prospettano il meglio che è davanti a noi. Perché? Perché Dio è fedele e possiamo contare sulla sua fedeltà. Bene, questa lezione è finita. Vogliamo ringraziare il Signore insieme? Dai, ringraziamolo, perché se siamo attenti a queste storie bellissime che sono nella parola del Signore, ci sono alcuni pezzi che ci sono di grande aiuto quando ci troviamo nelle circostanze avverse, come dice la lezione. Quando ci troviamo nelle avversità, la parola del Signore ci fa da guida come affrontare le avversità. E non è detto se arrivano, perché arrivano. Non dice la parola del Signore se dovrai attraversare delle acque. Dice quando attraverserai le acque non sarai solo. Quando attraverserai il fuoco non sarai bruciato. Perché nel nostro cammino, volere o volare, avremo sempre da attraversare o le acque o il fuoco. Cioè è un esempio che ci fa comprendere. Attraversare le acque e non vuoi portarti molte cose con te. Attraversare il fuoco devi pensare solo di salvare la vita. Sono due esempi che ci portano a pensare che cosa? Che se attraverso le acque devi attraversarle in una burrasca, non puoi pensare a troppe altre cose, devi pensare solo di portar fuori la vita con l'aiuto del Signore. E anche se passi attraverso il fuoco, devi cercare di trovare la strada come, ma da soli non la troviamo, ma col Signore è facile. Vogliamo ringraziare il Signore insieme, perché è una bella lezione che ci aiuta. Bene, ringraziamolo insieme. Signore, ti ringraziamo per questi consigli che troviamo nella tua parola, perché nel nostro cammino abbiamo anche noi bisogno di consigli che ci danno direttive in circostanze che non funzionano come noi pensiamo. Signore, ti voglio presentare i fratelli e le sorelle che insieme siamo qui davanti alla spiegazione della tua parola in semplicità. Aiutali, Signore, ti prego, fa che lo Spirito Santo possa prendere una parola e riprodurla nel loro cuore, che gli sia di aiuto. Te lo chiediamo insieme ed insieme ti ringraziamo nel nome di Gesù. Amen. Amen. Grazie, Signore. Bene, abbiamo delle buone notizie, ve li vogliamo dare. Abbiamo preso, come detto, un canale satellitare che vi daremo a breve, le coordinate dove si trovano, come prenderlo, ma ancora di più vi diciamo una bella notizia, che ci assegneranno insieme anche un numero su Sky, ce l'hanno già assegnato, è l'854, che a partire da mercoledì prossimo sarà in funzione. Grazie al Signore, Sky avrà circa 4 milioni e mezzo di utenti, di clienti, e noi saremo presenti sulla piattaforma Sky con il numero 854. Dio è grande, Dio è veramente grande. Noi lo ringraziamo perché
ci richiedono da più parti di voler vedere e man mano noi possiamo dare informazioni migliori. Continua a pregare per noi, continua a sostenerci con la preghiera e nel limite delle tue possibilità finanziarie, quando lo Spirito Santo ti parla, sii ubbidiente alla sua voce, perché egli ti benedice quando tu collabori con l'opera del Signore. L'opera del Signore è preziosa ai suoi occhi. Egli vuole che il suo regno avanzi. Quando noi collaboriamo, egli non può fare altro che benedirci, perché egli sa solo benedire coloro che collaborano. Perciò collaboriamo insieme per questa grande opera, per raggiungere tutti gli italiani nel mondo attraverso questi canali speciali. Vi diremo ancora di più il giorno 21, 20 e 21 e 22 di questo mese. Verrà un fratello dal North Carolina che hanno delle piattaforme evangeliche, ci daranno un canale per tutto il mondo, gratuito. Perciò il Signore è grande di quello che sta facendo. Egli ci ha detto sempre che Parole di Vita porterà la sua parola fino all'estremità della terra, e noi vediamo ogni giorno che gli spazi si ampliano in un modo potente. Noi ringraziamo Dio. E ringraziamo anche voi che pregate per noi e ci sostenete. Dio vi benedica. Dio piacendo, domani sera alle 20:30 da questo stesso studio avremo insieme il culto di adorazione, che insieme invochiamo, benediciamo e onoriamo il Signore, che è degno di ogni lode. Dio ti benedica. Pace benedica te con tutta la tua famiglia ed intervenga in tutti i tuoi bisogni, perché Dio è buono, eh? Dio è buono, noi no, ma Lui sì, a Lui sia la gloria. Pace, Dio ti benedica.